Presidente, Ferlaino ha promesso 1 miliardo ai suoi giocatori perché raggiungano la zona UEFA. Lei alla sua squadra che cosa offre? Ma io 1 miliardo non lo posso offrire, comunque c'hanno un grosso premio e ci salviamo. Qui si lotta per 2 traguardi diversi, voi lottate per i vertici della classifica, noi per quart'ultimo posto. Loro lottano, io lotto solamente per riportare notizie di cronaca. L'Ascoli pareggia una partita che avrebbe potuto comodamente anche vincere. Il programma di Rozzi e di Bosco è pienamente rispettato, non quello del Napoli che vede sfumare la zona UEFA come i giocatori il 1 miliardo di lire promesso. Una partita che né la traversa di Maradona in apertura né quella di Dirceu pochi minuti dopo riescono ad infiammare. Qualcuno si aspetta il duello tra l'argentino e Nicolini, memore di quanto accadde all'andata, neppure quello. Isolato dai compagni, in giornata no, Dieghito si adegua, limitandosi a liftare la palla dalla bandierina, oppure a mettere in azione i pochi giocatori validi. Ed è il caso di Bagni, oppure di Ferrario, costretto ad avanzare per far capire che il Napoli in campo c'era. Come? Ce lo dimostreranno le stesse immagini. Dunque, quando Cantarutti riesce a deviare il cross teso di Marchetti, l'1-0 ci sta tutto. Si caricano i bianconeri che hanno in Cantarutti l'unica punta, ma opportunamente lanciano Hernandez e Dirceu per impensierire gli imbambolati centrocampisti e difensori azzurri. L'incrocio dei pali nega il raddoppio all'argentino Scolano, che Carannante non riesce a controllare. Fallisce clamorosamente il pareggio marino quando da pochi metri alza di testa oltre la traversa. Tenta di farsi perdonare lo stesso Marino riprovandoci dalla lunga distanza. Corre a tutto campo l'Ascoli, anticipa gli avversari e per la seconda o terza volta sfiora il 2-0 con il solito Hernandez. Soltanto Maradona può inventare il gol dell'1-1 e lo fa quando mancano 5 minuti al termine. Qualcuno si chiede se non è autogol, il dubbio viene chiarito negli spogliatoi, ma Maradona nega la paternità della rete numero 12 del campionato. Però non l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Dio, perché oggi abbiamo giocato una partita bruttissima. E penso che mancando 5 minuti l'ha fatto Dio.